con Starbucks di marzo, non vedevo l'ora perché mi è arrivata una mail, le solite pubblicità che arrivano, che diceva che questa box avrebbe avuto aria di primavera. Quindi non vedevo l'ora che mi arrivasse. Ora per comodità io ho già tagliato il nastro. Però giuro che non ho visto nemmeno una cosa, nemmeno una. Bando alle ciance, io sono curiosa, andiamo a vedere. Allora, questo non lo voglio vedere. Allora, queste sono delle novità. Sì, sono delle novità, perché le ho viste proprio in dei video novità, in dei video assaggi. Allora, ci sono due. Uno gusto originale e uno pomodoro olive. Sono chips di pane croccanti. Wow. Cioè, già me lo immagino tipo nelle vellutate. Devono essere molto buoni. Secondo me sono anche molto sfiziosi. Arriveranno a farci una vellutata o me le mangerò tutte così? Vedremo. Per ora partiamo molto bene. Devo dire che partiamo molto bene. Allora, Oro Shock, non ci credo ragazzi, non ci credo, sono i biscotti che abbiamo assaggiato ieri nel video assaggi, mi sono portata fortuna perché l'ho messo anche a uno dei primi posti questi biscotti, eh? Se ve lo siete perso quel video immagino andate a vederlo, ve lo metto sotto nel link in descrizione. Comunque questi molto buoni, grano fondente, praline integrali con gocce di cioccolato fondente, 6 monoporzioni. Bene, bene. Quindi direi ancora benissimo ragazzi, per i primi prodotti non ci possiamo lamentare. Allora, lo hager, cioccolato ragazzi, cioccolato, mini wafer, quadratini, alla nocciola, classico, perfetto, beh. Benissimo, niente da dire. Poi, Kellogg's. Cacao e crema di nocciole, sono delle barrette, ragazzi, delle barrette. Ok, 3 barrette. Finché c'è cioccolato io sono contenta, ragazzi. Quindi siamo a 5 prodotti per adesso. Una barrettina Lindt. Al latte, ricetta originale, la classica. Bene, bene. Direi più che aria di primavera, aria di cioccolato, ragazzi. Picco glicemico. Allora, vediamo questo. Pasta Armando. È un po' di tempo che sento parlare di questa pasta Armando, ragazzi. Trafila dal bronzo, che non è scontato. Metodo zero residui di pesticidi e glifosato, scusate. Ottimo. Eco pack, perfetto. Buono ragazzi, buono. Sono dei fusilloni, perdonatemi, dei fusilloni. Io direi che possiamo farci una bella ricetta con queste, che dite? Sì. Quindi siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se i ducchi li vogliamo contare doppi. Oh! Pietrelli alla liquirizia. Questi mi fanno molto comodo perché io soffro di pressione bassa. Senza zucchero, giustamente, sono pietrelle. Perfetto, va bene. Allora adesso abbiamo 2 cosine di vetro, ragazzi. Cosa saranno mai? Allora, vediamo. No, vabbè. Continuiamo la sagra del cioccolato, ragazze. Lindt fondente. Ragazzi, è un bel po' che cerco di provare questa crema. Ma non l'ho mai comprato. Perché sapevo che mi sarei fatta del male. Molto male. Ci hanno pensato loro. Allora, questo abbiamo detto è fondente. Perfetto, perché io amo la fondente. Vediamo un attimo gli ingredienti. Questo se volevo. Tanto che volevo provarla, questa crema spalmabile Lindt, perché la vedevo su ogni dove su YouTube, ragazzi. Cioè. Poi però mi dicevo, ma no, dai, farebbe una brutta fine nel giro, non lo so, di 2 giorni. Ci hanno pensato loro, ragazzi, me l'hanno mandata.
Va bene, farò questo sacrificio. Farò questo sacrificio. Ultimo prodotto, vediamo cos'è. Allora, innanzitutto vedo che è una cosa che si deposita, vediamo cos'è. Infuso di aceto di mele con zenzero e curcuma biologico. Infuso? Mi spaventa un attimo leggere infuso di aceto di mele, ragazzi. Aspettate. Vediamo gli ingredienti. Ah, inizia proprio gli ingredienti con aceto di mele, quindi è praticamente tutto aceto di mele più 1% di curcuma, 2% di zenzero. Aroma naturale di peperoncino piccante. E basta, ho paura. Agitare prima dell'uso, sì, me ne sono accorta a prima vista. Ho paura di assaggiare questo, ragazzi. È l'unico prodotto che mi ha messo un po' interdetta perché questa box, direi, a base di cioccolato mi ha molto soddisfatto. Però sono curiosa di andare a vedere il cataloghino qui. Perché direi che stavolta, ragazzi, l'importo della box è stato abbastanza alto, eh. Cioè, per quanto costa, c'è un valore molto più alto stavolta, secondo me. 50 le dietorelle. Il Loager 2,70, 1,70 la barretta lì, 1,50 la pasta. Questo, ragazzi, è 5 euro, 5 euro. Le barrette Kellogg's 3 euro. Oro Saeva 2,39, la crema spalmabile Lindt, infatti 4 euro, ricordavo. 1,80 euro i Duke. Beh, senza fare i conti, ragazzi, direi che abbiamo raddoppiato almeno. Comunque, questa era la box di marzo. Se ancora non siete abbonati, vi lascio il mio codice sconto che vi dà diritto alla metà, ragazzi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!